Grazie Presidente, è importante questa mozione perché intendiamo dare un impulso alla Giunta e quindi ovviamente anche all'assessorato su questo tema che è già oggetto in un certo senso della nostra proposta di revisione dello Statuto, ma qui parliamo di un aspetto un po' diverso. Parliamo delle petizioni elettroniche, Presidente. Come sapete, oggi l'attuale Statuto di Roma Capitale e i regolamenti attuativi disciplinano le petizioni come strumento di partecipazione popolare. A seguito dell'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale, oggi le amministrazioni sono obbligate, sono tenute a far partecipare i cittadini attraverso il web, attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Quindi noi con questa mozione, nelle more ovviamente del nuovo statuto che abbiamo presentato, la proposta che insomma è ancora in itinere, che cosa chiediamo? Chiediamo che la Giunta, tra poco, insomma, immaginiamo dovrà essere lanciato il nuovo sito di Roma Capitale, dopo che c'è stata anche l'attività di consultazione online, chiediamo che il primo strumento di partecipazione popolare che sia interamente digitalizzato siano proprio le petizioni popolari. È una priorità politica che questa Assemblea e con questa mozione noi stiamo chiedendo, diciamo, alla Giunta e all'assessorato proprio per cominciare a digitalizzare tutto il procedimento di presentazione, di sottoscrizione, ma anche di lavorazione da parte degli uffici. Quindi fare in modo che anche dopo il lancio, diciamo, del nuovo sito di Roma Capitale questo strumento sia il primo tra tutti gli altri che sono contenuti nell'attuale statuto e nel regolamento, che sia interamente, Presidente, digitalizzato. E questo può dare modo, diciamo, e può dare la possibilità alla cittadinanza, ai portainteressi, ai comitati di poter presentare direttamente da casa delle petizioni popolari. Questo è molto importante e chiediamo assolutamente anche che le opposizioni partecipino al voto perché è un elemento fondamentale per la partecipazione democratica all'interno di questa amministrazione. Grazie.